2 ottobre 2020. Il dono degli angeli custodi. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli, e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. L'ambizione degli uomini è quella di essere grandi, di essere importanti, avere peso sugli altri, sulle decisioni e quindi avere potere. Ciò che esprime in una parola questa spinta è superbia. Si tratta dell'opinione di sé, della propria posizione rispetto agli altri, dai quali attendiamo riconoscimento e servizio. Si nasce superbi per l'infezione genetica e spirituale che ha colpito l'umanità ad opera di un angelo decaduto, Satana, il più grande e potente, che con superbia ha rivendicato l'autonomia da Dio, non volendo servirlo. La storia di Satana e degli angeli che lo hanno seguito nella caduta è la storia preliminare a quella dell'uomo e che getta luce sulla dimensione della nostra tragedia. Staccati da Dio, abbiamo perduto la possibilità di parlare con Lui, di seguirlo, di crescere fino alla statura stabilita per entrare nell'eternità nella dimensione simile a quella degli angeli, per essere innalzati nella gloria. Siamo dunque ciechi, sordi, zoppi e prigionieri. Da tale condizione di ignoranza, errore, mancanza di visione spirituale, incapacità di camminare nella giustizia e di esercitare la piena libertà della volontà, Gesù viene a salvarci. Il dono di un angelo custode per ognuno di noi è qui rivelato da Gesù. Ogni uomo è custodito nell'amore da Dio per mezzo dei suoi servi potenti, che cercano di proteggere la nostra incolumità fisica, per guidarci, nonostante le menomazioni, verso Dio. Gli angeli hanno il compito di portare alla nostra mente i messaggi di Dio. Le comunicazioni spirituali sono affidate ad esse, così che le nostre menti siano illuminate verso il bene e siano messe in guardia dal male. L'ascolto delle voci angeliche richiede una mente innocente, pura dal peccato di superbia e da tutte le infezioni contro la purezza istigate da Satana. Crescendo, i bambini diventano partecipi delle pulsioni di autoaffermazione, di superbia, di lussuria e di tutti i peccati capitali. Pertanto Gesù dice che per entrare nel regno dei cieli occorre tornare ad una purezza primitiva, da adulti, con una conversione che rinuncia a tali dimensioni, come era per l'umanità primitiva prima del peccato.
Tale ritorno non è possibile se non con una potenza spirituale che si aggiunge al desiderio dell'anima di essere come Dio ci chiede. Gli angeli favoriscono queste comunicazioni e mantengono il nostro cuore illuminato sulle vie da seguire per evitare i pericoli che comprometterebbero la nostra vita materiale e spirituale. Il processo di conversione appartiene al cuore degli uomini, ma la potenza è solo di Dio. Egli solo può donare al cuore che vuole Dio la forza di sottrarsi alla mentalità del mondo e alle spinte basse del cuore malato. Gli angeli dei bambini, per il fatto che le spinte al peccato sono minori, di minor gravità, possono riportare la volontà di Dio alle loro menti con facilità. Essi possono comprendere il bene e seguirlo senza bisogno di dimostrazioni, di prove, senza avere dubbi. La verità di Dio splende davanti agli occhi delle loro menti, come data, senza bisogno di cercarla. È un incontro con lo splendore della verità, senza che vi sia bisogno di analizzarla, di sottoporla al vaglio della razionalità, della cultura e della mentalità acquisita dagli adulti. Il moto di discesa degli angeli, cioè le comunicazioni divine, corrispondono anche al movimento di salita dei desideri dei bambini, portati al cospetto di Dio dagli angeli. La preghiera, il desiderio del bene, viene ascoltata ed esaudita, proprio perché c'è purezza ed innocenza. Il ritorno allo stato dell'infanzia è il ritorno alla purezza che l'umanità ha perduto. Gesù dice che gli angeli salgono e scendono su di lui, proprio perché egli è ascoltato dal Padre, ed egli ascolta la voce del Padre per fare la sua volontà. L'esempio di infanzia spirituale è proprio Gesù, il quale da adulto consapevole offre la propria vita per la salvezza degli uomini, per la loro libertà dal peccato, per la liberazione dalla schiavitù spirituale, per illuminare le oscurità del mondo con la sua luce divina. La forza e la potenza del Cristo sono originarie dalla sua infanzia spirituale. Il suo cuore dice: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E gli angeli lo servono nell'imminenza del compimento della missione sulla croce. Dio vi benedica.